Buongiorno a tutti, oggi leggiamo il Vangelo tratto da Giovanni capitolo 5 versetti 31-47. È la seconda parte del grande monologo che Gesù svolge a Gerusalemme dopo aver compiuto il segno del paralitico guarito alla piscina di Betsaità. Un lungo discorso nel quale Gesù rivela se stesso. Rivela se stesso dicendo che quello che compie sono le opere di Dio, perché lui e il Padre sono una cosa sola. Potremmo dire che questo discorso ha fatto comprendere alla comunità dei credenti la vera identità di Gesù, un'identità che noi esprimiamo quando preghiamo il credo, in particolare secondo la forma niceno-costantinopolitana, e diciamo: credo in un solo Signore Gesù Cristo, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. E crediamo che quest'uomo Gesù di Nazareth è veramente vero Dio e vero uomo. E non è facile. È un'occasione di scandalo per i giudei di allora, ma anche per noi. Ma mi piaceva soffermarmi su un'altra affermazione del Vangelo di oggi, che troviamo al versetto 39. Gesù dice: voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. E poi al versetto 44: come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Ecco, due versetti che mi hanno fatto riflettere, perché toccano anche la mia vita, la nostra vita. C'è il rischio, anche per noi, che ogni giorno cerchiamo di scrutare, di interpretare, riconoscere di più le scritture, di non accogliere però nella vita il Signore Gesù, di non fargli spazio, di non andare a Lui. E lo facciamo quando cerchiamo la gloria gli uni degli altri. Cioè, quando non ricerchiamo la gloria di Dio, cioè il fatto che Lui intervenga, si manifesti nella nostra vita con la sua logica, che è quella dell'amore. La gloria si rivelerà infatti per Giovanni sulla croce, questo amore disinteressato. Ecco, allora chiediamo gli uni gli altri di sapere accostarci alle scritture che contengono la parola di Dio, la rivelazione di Dio per noi, per la nostra salvezza, con uno spirito umile. Per questo vi consiglio di accostarvi e accostarci alla parola di Dio facendo sempre un atto di umiltà, di silenzio, di invocazione allo Spirito Santo perché purifichi i nostri cuori da ogni chiusura, da ogni orgoglio e ci faccia docili all'ascolto della sua parola, che è il suo figlio Gesù, dato per noi. Buona giornata a tutti.